dalle forme squadrate ma allo stesso tempo elegante. Ha avuto grande successo il Jeep Renegade, questo SUV, l'auto più piccola prodotta dalla Jeep, che assomiglia tantissimo a una fuoristrada ma rimane un'auto anche per la città. Scopriamola meglio. Parto subito col colore, che è la prima cosa che risalta all'occhio, questo bellissimo grigio metallizzato che va a contrastarsi con gli specchietti bicolor argentati e questi bellissimi cerchi in lega argentati da 17. Da notare anche i pneumatici 4 stagioni che si trovano davvero in eccellenti condizioni. Andando ancora più indietro, bello anche il portapacchi che conferisce ancora di più quel senso di appunto off-road che offre quest'auto. Dietro troviamo i sensori di parcheggio con scarico a doppia canna e girando ancora a 360 gradi possiamo apprezzare, come vedete, i vetri oscurati che vanno a dare anche quel tocco di privacy che non guasta, ma anche di sportività. Esteriormente la carrozzeria si trova in eccellenti condizioni, ma adesso alziamo il cofano e vediamo com'è l'accensione e gli scarichi. Alziamo il cofano e troviamo questo 1.6 multijet da 120 cavalli. Già dando un'occhiata non troviamo perdite di olio, l'abbiamo controllata anche sotto, ma quindi vediamo come va con il mezzo giro di chiave. Direi che anche sotto questo aspetto, davvero mezzo giro di chiave, il motore parte senza esitazione. Ma adesso saliamo a bordo e proviamola un po' su strada, vediamo come va. Prima di partire non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube o mettere un mi piace, un like sulla nostra pagina Facebook, così da rimanere sempre aggiornati sulle nuove auto in arrivo. Parto subito col dirvi che è un'auto immatricolata la prima volta nel 2017 ed è stata sempre in possesso del primo e unico proprietario, il quale ha eseguito regolarmente tutte le manutenzioni in Jeep e anche da meccanici di fiducia, documentati da ovviamente le fatture. Quindi i chilometri sono originali, i chilometri percorsi sono 99.980, quasi 100.000. Interessante che a 80.000 km ha eseguito anche il tagliando del cambio automatico. L'allestimento è una Limited, questo ci fa apprezzare notevolmente la vasta gamma di accessori optional. Io la definirei una Jeep Renegade Limited automatica, perché ha tutto automatico, non solo i tergicristalli automatici, le luci automatici, ma anche gli abbaglianti automatici, il freno a mano automatico, il clima bizona ovviamente automatico, il cruise control, ma abbiamo anche la frenata assistita e vi garantisco che funziona, potete chiedere a Matteo, un optional che secondo me dovrebbe essere di serie su tutte le autovetture. Parliamo poi anche del navigatore, questo bellissimo schermo touchscreen e i comandi vocali che adesso vi faccio ascoltare come funzionano, davvero interessante. Ad esempio, tenendo premuto il pulsante qui sullo sterzo per attivare il comando vocale, potete attivare diverse opzioni come anche la scelta dell'indirizzo, ma anche per esempio sintonizzare una radio. Ad esempio, vi faccio vedere. Radio Subasio FM. Sintonizzazione su Subasio FM. E il gioco è fatto. Interessante. Ritornando alla questione automatico, degno di nota è il cambio automatico che fa sì che quest'auto sia davvero comoda e pratica anche nel traffico cittadino. E parlando invece degli interni, sono poche, abbiamo visto le Jeep Renegade Limited con
i sedili in pelle, e questi devo dire si trovano in eccellenti condizioni, come anche lo sterzo in pelle si trova in perfette condizioni, non rileviamo evidenti segni di usura. Adesso non ci resta che provarla partendo da fermo e vedere come va questo 1600 da 120 cavalli, che secondo me è la motorizzazione ideale per quest'auto. Schiacciamo il pedale e beh, risponde molto bene. A 3500 c'è stata la cambiata, siamo a 85 km orari e devo dire anche buona la frenata. Bene, siamo ritornati e abbiamo effettuato un altro controllo, l'abbiamo battuta tutta quanta la carrozzeria, le parti metalliche, e ci risultano ancora quelle originali. Un'altra verifica che abbiamo potuto fare, che di solito facciamo sulle nostre vetture, è proprio questa, di verificare che tutti i montanti, giunti, supporti di plastica siano sani. Questo a dimostrazione del fatto che l'auto non è un'auto incidentata. Ci sarebbero altre cose da poter descrivere di questa vettura, ma lascio a voi il piacere di scoprirlo visitando l'annuncio sul sito privacar.com, sede di San Cesario. Contattateci nei numeri che seguono per avere ulteriori informazioni o per prenotare un test drive. L'auto è in pronta consegna e anche interamente finanziabile. Vi aspettiamo!